Cari amici, oggi a televisione si trova a Monte Porzio Catone. È venuto a Monte Porzio Catone perché qui c'è un pezzo che potremmo dire unico. Uno dei pochissimi cantieri ATER, che come sapete a Frascati è proprietaria di quelle case che cadono a pezzi ogni tanto, e questo cantiere stranamente è fermo da più di qualche mese. Allora, per capire come funziona questa storia, io sono venuto qui e ho chiesto lumi a qualche abitante del luogo, qualche indigeno. Ma allora, com'è questa storia qui? C'è statere che il cantiere è fermo. È fermo da diverso tempo e che pare che la società lamentasse una mancanza idrica, cioè non riuscisse a lasciare. Ecco, mi hanno fatto già un paio di piani e... Eh sì, si sono portate le loro cisterne, tutto quanto, però pare che c'è sia sto problema con Acea che in pratica non gli dà l'allaccio temporaneo. Quindi il problema qui è, ma se l'acqua, il problema è l'acqua. E un altro dei grandi problemi di Monte Porzio è il depuratore di Sonnino, no? È il depuratore dove si servono tutti i servizi provenienti da questa zona. E come faranno? Siccome che attualmente è ancora sotto sequestro. Se non si sbrigano, insomma, il depuratore. Come faranno, insomma, a collegare poi tutti i servizi qualora finisse sto cantiere? La domanda, insomma, è stata posta pure un po', diciamo, a stessa impresa, che in realtà, insomma, non ha risposto su questa cosa, ma non ha risposto perché comunque era evidente che ci fosse proprio un problema di allaccio, proprio di servizi, allaccio fognario, quindi ho capito, ma tutto il resto che viene a seguito, quindi non ti danno l'acqua. Io adesso faccio una domanda stupida, no? Da profano. Cioè, ma il comune dà una licenza edilizia per un progetto senza, non lo so, senza preoccuparsi se. La licenza, allora, qui i lavori sono partiti ad inizio 2014, eravamo in pieno periodo di, diciamo, campagna elettorale. No! Eh sì. Ma dai, su, ma che... Per le amministrative 2014 sono iniziati i lavori, però poi hanno subito una battuta d'arresto perché poi in realtà qui è cambiata anche amministrazione. E quindi c'è stato un fermo dei lavori, sono poi ripartiti, ma sono durati poco, perché poi in realtà subito dopo qualche mese la stessa impresa, insomma, ha richiuso tutti i battenti qui. E qui adesso ci troviamo fermi al primo piano, così, col cantiere fermo già da qualche mese. Alla buona, ma non riusciamo a capire la cosa più non riusciamo a capire, ma se c'è questo problema su questo depuratore, pertanto non si riesce a collegare i servizi, ma la nuova lottizzazione che andranno a fare, che praticamente sta qui dietro. Ecco, ma io ero venuto infatti perché ho sentito parlare di una nuova lottizzazione, sì. Dico, ma almeno il parere di qualche professore universitario ce l'avete? Sì. No, perché Grotta Ferrata col parere del professore hanno risolto un problemone. Ma qui il piano, c'era un piano di lottizzazione che ultimamente ha avuto una forte accelerazione, ma perché fondamentalmente è stato diviso in due. Cioè nel ma senso, questo è quell'altro. Questo è sì. Ma là ce l'hanno l'acqua. Ma che c'hanno l'acqua? E allora che famo? I piani di lottizzazione senza acqua? No, ma lì è già tutto adesso urbanizzato. Il problema è che comunque i servizi vanno realizzati, ok, ma poi come succede? Una volta che tiriamo su un cantiere così, comunque questi
dove colleghiamo? Come fanno questi avere? No, quello che, a me quello che questo tutte domande un po' che uno se, un a me quello, si dovrebbe quello che mi preoccupa allora, qui ai Castelli Romani, no, zone che sono state sfruttate sotto il profilo edilizio a più non posso, no? E poi dopo manca l'acqua. Questo è uno dei gravi problemi dall'atto che affligge pure il paese e soprattutto il centro storico. Noi abbiamo dei periodi tipo questo dove tutti i giorni c'è stato un periodo proprio senza acqua, adesso un pochettino sembra pare che sia migliorato, ma insomma mancava proprio l'acqua dalle 7 di sera alle 6 di mattina. No? Te credo. Tornando al parere del professore, qui hanno fatto ancora meglio. Cioè, sì, vabbè, ma qui ci vorrebbe il consigliere comunale, non mi sparate le fregnacce. No, ma infatti. Praticamente per Romolo e Due hanno fatto qualcosa ancora più avanzato di Grottaferrata, cioè hanno convocato una commissione in vista della modifica di una convenzione, quella di Romolo e Due, per spacchettare il lotto in due e renderli indipendenti in modo che un costruttore possa costruire prima dell'altro. Ancor prima, quindi hanno trovato già la soluzione, quindi facendo la convocazione della commissione. No, però di questo ne parliamo in loco. Andiamo in loco, andiamo, perché vai. Sì, perché se no non si capisce bene di che si parla. Perfetto, dai.